sembra che fossimo arrivati a un risultato importante. E avevo un sistema una particella, particella 1, 2, particella numero 3 e definivo la quantità di moto del sistema come la quantità di moto delle particelle che compongono il sistema. Allora, io potevo dire un paio di cose. Ricordate, prima avevo fatto un super sistema, questo piccolo, questo sistema vero è quello S, questo grande S primo. Per S primo includevamo la particella 3 e quindi siccome non ci sono il sistema S primo isolato, cioè non ci sono particelle esterne che interagiscono con le tre particelle del sistema S'. Io so che la quantità di moto del grande sistema S' è conservato. Cosa vuol dire conservato? Cosa vuol dire che è una costante, che è un vettore costante? Vuol dire che se io valuto la quantità di moto del sistema in un istante T1, e lo valuto in un altro istante, ottengo esattamente la stessa risposta. Questo è cosa si intende per il che il sistema primo è costante, la quantità di moto, cioè che questa grandezza, che è la quantità di moto del sistema S prima, quello allargato, quello che include la 3, valutato nell'istante T1, è uguale alla quantità di moto del sistema S' se lo valuto in qualsiasi altro istante, conservato come la marmellata della vostra mamma, ok? Si conserva nel tempo, non è cambiato. Quindi se io vado a vedere cosa succede al sistema 2, che è al sistema S, che è il mio sistema, il sistema che mi interessa, vedo che la quantità di moto del sistema S varierà, ma lo fa a spese della particella 3, ok? Quindi il sistema scambia quantità di moto con la particella 3. Se la quantità di moto del sistema S aumenta, evidentemente la quantità di moto della particella 3 diminuisce, perché la somma, questo qui, questo in giallo, diciamo in rosso, questo in rosso è la quantità di moto del sistema S, e come vedete, se questa aumenta, siccome la somma deve essere una costante, se questa aumenta, evidentemente questa deve diminuire per il modo da avere sempre la stessa somma. Ovviamente notate che queste sono somme vettoriali, si tratta di frecce. Quindi quello che sto dicendo è che queste in realtà sono tre equazioni. Ne scrivo solo una. La variazione della componente X del sistema S è uguale alla variazione meno la variazione della componente X della particella 3. Ok? Poi ne avete la componente Y e la componente Z. Questa è un'eguaglianza vettoriale, questa è un'eguaglianza vettoriale, quindi vale per la componente X, per la componente Y e per la componente Z. Comunque voi scegliate gli assi X, Y, Z, farete la vostra scomposizione e questo vi sta dicendo che le somme delle le componenti X, componente Y e componente Z, questa somma si conserva nel tempo. D'accordo, questo l'abbiamo fatto ieri e abbiamo anche ottenuto il risultato. Questo è col linguaggio dello scambio di quantità di moto. Tutto questo può essere detto con il linguaggio delle forze, quindi la forza e la quantità di moto sono concetti legati. In che modo sono legati? La derivata della quantità di moto rispetto al tempo è la forza. D'accordo? Quindi questo è esprimere o descrivere l'interazione del sistema S con la particella 3 usando il linguaggio della quantità di moto. Si scambiano quantità di moto. Col linguaggio delle forze usiamo un linguaggio di questo tipo e diciamo che la quantità di moto del sistema S, la derivata rispetto al tempo, è uguale alla forza esterna. Ok? E questa forza esterna chi è? In questo caso la forza esterna
Vi ricordate che la particella 1 sta interagendo con due cose, sta interagendo con la 2 che è il suo compagno di gruppo e sta interagendo con la 3. Quindi ho usato il linguaggio, il gergo, che la 2 e la 3 sono sorgenti di forza, perché adesso voglio usare questo linguaggio qua. La 2 è una sorgente di forza interna al sistema S, la 3 è una sorgente di forza che è esterna al sistema S. Allora, la 1 interagisce con la 2 e interagisce con la 3. Questa forza qua, sto usando il linguaggio delle forze, che è la forza 1, 2, è una forza interna. Questa forza, ovviamente sto disegnando lo scenario che siano forze attrattive, che questa forza qua, che ha un modulo completamente diverso, questa qua è la forza che la 1 ha dovuto alla 3. La 2, lui stesso, sta interagendo con la 1, e la interazione l'ho già rappresentata col segmento, ma interagisce anche con la 3, quindi conto l'interazione tirando una lineetta. Allora, la particella 2 avrà una forza che nasce con l'interazione della 1, però è uguale a contraria a questa, quindi una volta che ho disegnato questo qua, la freccia che disegno qui deve avere esattamente lo stesso modulo. Quindi questo è F2,1, che so essere esattamente uguale e contrario alla forza 1,2. Cancello ormai questa perché fa solo confusione. Ok. Quello ci era servito solo per catturare questa descrizione qua. Poi la 2 interagisce anche con la 3. E allora uno, per esempio, immaginiamo, visto che abbiamo fatto tutto repulsivo attrattivo, facciamo uno, tanto per cambiare, che sia repulsivo, tanto per variare un po' il disegno, e immaginate che questa sia la forza di repulsione che la 2 sente dovuta all'interazione con la 3. Ovviamente potrei completare il disegno disegnando la freccia che non lo voglio fare, indovinate perché se il disegno si diventerebbe un po' congestionato, perché se dovessi disegnare la forza che la 3 sia tenuta da 1, dovrebbe essere una forza uguale a contraria a quella, avrei una freccia qua. Siccome mi interessa il sistema S, non disegno le forze sulla 3. So che ci sono, so che sono uguali a contrarie. Okay? Mi interessa il sistema. Allora, la forza totale sul corpo 1, questo è il ripasso di ieri, la forza totale sul corpo 1 è la somma di queste due frecce. Quindi la forza totale che sta agendo sul corpo 1, quello che è responsabile di fatto della sua accelerazione, quindi se io chiedessi questo nel linguaggio delle forze è M1A1, o se volete nel linguaggio delle forze, uso questa espressione qua, questa è la derivata della quantità di moto della particella 1 rispetto al tempo. E la scrivo così, vabbè. Tanto questo qui è l'idea base. Poi la forza che totale che agisce con la 1 è la somma vettoriale delle forze di queste, di queste. Eccolo qua. Analogo, che quindi io potrei rappresentare questa forza qua, la forza totale F1 e questa forza qua. Quindi questo signore qui, facciamo in rosso. Questa forza qua e questa qua, ok? È la somma di queste due. La forza totale sulla particella 2, analogamente, fare la mia costruzione, è qualcosa di questo tipo qua, se è accettabilmente fatto. Ecco qua, questo che ho appena disegnato è la forza F2, quindi che è F2? F2 è questa che appare qui. Ed F2 è la somma di tutte le forze che stanno agendo sulla 2. Ok? Questa è questa forza. Anzi, facciamo una bella cosa così. Tutto quello che è dentro il quadro rosso è questa freccia. Okay? Va bene? Chi è questo? Questo qui, conti che abbiamo fatto ieri, questo qui è uguale a F1,3 più F2,3, cioè è questa parte qua.
Ok? Questo è solo la parte delle forze che stanno che sono dovute a sorgenti esterne, per quello chiamato. Quindi questa qua, per il caso di tre particelle che ho disegnato lì, questa qua io la chiamo la forza che già agendo sulla particella 1, ma che ha origine esterna. È la parte della forza di 1 che è dovuta a sorgenti esterne. Questa qui è la parte della forza che sta agendo sulla particella 2 che ha origine esterna. Quindi la somma di queste due frecce, il teorema che abbiamo dimostrato ieri, è questo. Questo oggetto qui io la chiamo, gli do un nome, e lo chiamo la forza esterna. E magari per il momento la mettiamo tra virgolette. Perché? Perché è molto chiaro qui chi è questo. È molto chiaro chi è questo. Questa è una forza che è applicata in questo punto. Questa è una forza che è applicata in questo punto. Ma questa forza qua, dove cazzo si applica? Se io vi chiedessi di disegnarlo, dove la disegnereste? Certo che da qualche parte sul quaderno potreste disegnarlo, perché si tratta solo di fare la somma di questa freccia e questa freccia. Quindi voi andate qua, l'ho fatto una coppia, eccola qui, poi andate qui, fate una coppia, eccola qua, questo è F, questo è F1-3, questo è F2-3, e voi potete, se qualcuno vi dice, ok, prendete quelle due frecce, questa qua e questa qua, mettetele in una zona bianca del foglio, sommatele assieme, voi sapete farlo, no? È banale, voi semplicemente fate la costruzione, no? Eccola qua, questa che sto disegnando adesso è la forza esterna, quella che io ho chiamato così. Ma dove cazzo si disegna? Per quello lo metto tra virgolette, cioè è facile per me definire un nuovo oggetto e lo chiamo la somma di questi due. Ma che significato ha? Dove lo si disegna? Altre persone serie, mi fa piacere. Il numero di persone sterili sta aumentando nel tempo, motivo di ottimismo. D'accordo? Quindi questo oggetto qui per il momento è un po' misterioso, è molto banale. Cos'è formalmente? È la somma di quelle due frecce gialle, ma sono in punti diversi. Quindi uno si chiede, ma dove la disegno? Ecco, rimane questo da spiegare. Allora, questo è dove eravamo rimasti. Poi ho introdotto anche un altro concetto, che era quello del centro di massa, no? Poi ho parlato del centro di massa di Paolo. Sì? Sì. Perché con la differenza delle ore, voi che non fate lezione mercoledì, perdo facilmente traccia di cosa ho fatto a voi e cosa ho fatto all'altro gruppo. I miei appunti non sono così dettagliati. Pazienza. Allora, vi ricordo brevemente che il centro di massa è, per esempio, per un sistema di due particelle, è molto semplice, è M1 fratto M1 più M2 R1 più M2 fratto M1 più M2 R2. Per un sistema di n particelle, si scrive così, con M1 fratto M1 più M2 più più Mn matrice 1 più ovviamente questa notazione è un po' pesante, quindi uno diventa molto più elegante e lo scrive così. Dove R e FI dove la massa del sistema è uguale alla somma del sistema. D'accordo? Questa è la definizione. L'abbiamo fatto ieri, due giorni fa. E poi cosa fa una persona? Dice, ok, questo punto matematico che rispetto all'origine dista è la posizione di questo punto matematico chiamato centro di massa, rispetto all'origine è individuato dalla freccia, da questa freccia qua.
siccome questi si muovono nel tempo, questo si muoverà nel tempo, quindi definisco in maniera molto naturale la velocità del centro di massa come la derivata di questo, e questo è molto facilmente, si capisce che è la stessa cosa. Questo passaggio è banale, spero. Spero che sia chiaro questo passaggio. Credo che il punto saliente di questo passaggio, forse merita essere detto, l'ho detto credo, ma è meglio che lo ribadisca. Quando io vado a fare la derivata rispetto al tempo di per esempio, facciamo un sistema di due particelle, così riesco a capire cosa sto facendo, cioè M1 più M1 più M2 R1, M2, M1 più M2, questa qua che è la frazione di massa F1 in questo caso, e questo è la F2. Silenzio, qual è questo chiacchiericcio? Per cortesia. Questo è l'operatore derivata rispetto al tempo. Quindi io devo fare la derivata di una somma di funzioni, quindi è ovvio che questo è facile. Questo è il passaggio banale per il momento. Silenzio! Ma io non capisco. Io so bisbigliare, voi non sapete bisbigliare. Bisbigliare è quando si parla sottovoce, è l'unica persona che vi sente, è quello accanto a voi. Come mai io vi sento? A diversi metri di distanza, non sapete bisbigliare. Se avete bisogno di comunicare con il compagno, fatelo in modo che nessuno vi senta. Questo ovviamente è il passaggio banale, non vi pare? Questo non invoca nessuna fisica, è solo matematica, non c'è nessun contenuto di fisica qua. Adesso uno guarda questo, cioè questo è la FI, la F1, e si chiede, questa roba cos'è? Perché se è una costante nel tempo, allora esce fuori dalla derivata. Quindi nella misura in cui questo è costante del tempo, il passaggio successivo in effetti sembrerebbe... Permettetemi di scrivere F1, così mi risparmio un po' a scrivere. Questo passaggio qua è vero nella misura in cui queste FI, F1, F2 sono costanti del tempo. Lo sono? Dipende dal sistema, non vi pare? Perché se voi avete un sistema aperto, questo è il vostro sistema, con tre particelle. In un certo istante! Quindi anzi, facciamo una serie di fotogrammi. Questo è un fotogramma, questo è un fotogramma. Questo è un terzo e ultimo fotogramma, sono stufato, il tempo sta andando così. In questo fotogramma qua il sistema è qua. Ok, questa è la 1, la 2 e la 3. In questo sistema qua la 1 si è spostato, la 2 si è spostato e la 3 si è spostato. Questo è quel sistema. In questo istantanea qua, la 1 si trova qua giù, la 3 si trova qua e la 2 si trova qua. Certo, sono separati dallo spazio, però fanno ancora sistema nella vostra testolina. Allora, nella vostra testolina, secondo voi, i rapporti di massa FI cambiano? No. Perché avete deciso, nonostante che si siano sparpagliati, di mantenerli nella vostra testa come elementi di uno stesso sistema. Ma se voi per qualche motivo ritenete in un quarto fotogramma che la 1 è qua, la 3 è qui, la 2 è qua, no, la 3 è qua, perché sto guardando lui, e la 2 è qua giù, e voi cominciate a dire ma la 2 si è allontanata così tanto, mi concentro su di questo, e tutto dato cambiate voi cos'è il sistema, ecco che la 2 non fa più parte del sistema. E non facendo più parte del sistema, cosa è cambiato al rapporto di massa della particella 1 qua? Non vi pare che è cambiato?
perché è diventato adesso M1 diviso M1 più M3, perché la 2 non fa più parte del sistema. Quindi se il sistema è in, diciamo, chiuso, cioè particelle non entrano, non si aggregano e particelle non escono fuori, allora il sistema può cambiare tutta la sua forma, ma i rapporti di massa rimangono costanti. Se invece il sistema è aperto e particelle entrano e particelle escono, i rapporti di massa non saranno costanti. Quindi questo passaggio qua, in effetti, a pensarci bene, non è banale. Sta a voi, dipende dall'esercizio, dal problema, capire se questi qua sono costanti oppure no. D'accordo? Quindi qua c'è già un passaggio che è di fisica, non è più di matematica. Perché dovete state descrivendo o cercando di descrivere un problema reale e la vostra descrizione sta dicendo che il sistema è chiuso o è aperto? Allora, qua, in questi passaggi, io sto facendo l'ipotesi che il sistema è chiuso. Cioè, che questi qua sono... il sistema non cambia la sua composizione, cambierà anche la forma, la composizione, no? E quindi, la velocità del centro di massa, come il centro di massa, in un certo istante, espresso così, se il sistema non cambia, se i fattori di, se queste frazioni di massa non cambiano nel tempo, la velocità del centro di massa è questo. E per lo stesso argomento, l'accelerazione del centro di massa la definisco. Quindi queste sono definizioni. Queste sono definizioni molto naturali, sono definizioni che vengono molto naturalmente. E per lo stesso tipo di lo stesso ragionamento che c'è su questa lavagna, è evidente che se il fattore di, se le frazioni di massa non cambiano nel tempo, l'accelerazione del centro di massa, cioè di questo vettore qua, che è la derivata seconda di questa, ovvero è, questa è la derivata di questo, questa è la derivata seconda di quello, è evidente che l'accelerazione ha la stessa espressione. D'accordo? Va bene, dovete capire le cose. Va bene, questo è dove eravamo arrivati. Allora permettetemi di cancellare qua, visto che questo l'avevate già sui vostri punti. E facciamo questo discorso. Allora, questo è dove eravamo arrivati, quindi voglio trascrivere questo risultato qua su. Quindi la derivata rispetto al tempo della quantità di moto del sistema è uguale a questa benedetta forza esterna che sappiamo costruirlo, sappiamo disegnarlo, ma non sappiamo dove disegnarlo. Cioè sappiamo costruire il vettore da una certa, su un foglio di carta, eccola qua, ma ci stiamo capendo, stiamo cercando di capire dove si disegna, cioè che interpretazione ha. Ok, questo è un risultato formale, l'abbiamo ottenuto. Questo si chiama, hanno dei nomi questi, questo è il teorema del moto del centro di massa. Adesso sto per riesprimerlo in un modo che ci aiuta a capire il significato di questo. E lavorerò sul lato sinistro. Cioè questo è un risultato assodato. Capiamo cos'è questo, formalmente capiamo cos'è. Stiamo cercando di acquisire un senso fisico. Ragioniamo sul lato sinistro. Allora guardate qua. Scrivo per esteso. Facciamo il caso che il sistema è fatto di due particelle. Così non devo scrivere troppo. Questo signore chi è? È P1 più P2, ok? Sto scrivendo questo, questa gradienza qua, ok? Sto ragionando su questo pezzo. Esplicitamente questo è cos'è? Questo cos'è? Esplicitamente è M1 a U1 più M2 U2. Cioè ho esplicitamente detto cos'è questo, cos'è questo. Adesso guardate questo risultato qua. Quello che farò è di se io moltiplicassi e dividessi per 3, cosa cambierebbe qualcosa? Se io moltiplicassi questo per 3 e dividessi per 3, cambierebbe qualcosa? No, ovviamente no. Se moltiplicassi per 11 e dividessi per 11, cambierebbe qualcosa? No. Quindi io sto per fare qualcosa che equivale a moltiplicare per 1, e farò un numeratore e un denominatore assolutamente uguali, ok? Ma sceglierò in maniera incurva, no? Farò così: M1 più M2 diviso M1 più M2 che moltiplica questo. Ups, sto correndo nella mia testa.
Vedete cosa ho fatto? Questo è uguale, no? Giusto? Allora, nell'ipotesi che il sistema non cambia composizione, questa cosa qua è una costante nel tempo. Se il sistema non cambia composizione, questa è una costante nel tempo. Quindi lo posso portare sotto la derivata, lasciando indietro questo. Questa cos'è? Questa è la massa del sistema. Non vi pare? E questa cos'è? Mannaggia, ho cancellato quello che era scritto qua. Guardate i vostri appunti, cos'è questa roba qua sotto? Ma che palle! Cos'è la roba dentro la parentesi? Signorina, è la massa del sistema. Ma no, che palle! Questa è la massa del sistema, questa roba qua cos'è? È la VCM, la velocità del centro di masse. Svegliatevi! Dove l'ho scritto? E questo come si chiama? Del centro di massa. Notate come questi passaggi sono basati esplicitamente sul fatto che la massa del sistema non sta cambiando, cioè la composizione del sistema non sta cambiando, quindi la massa del sistema non è, la massa del sistema è una costante nel tempo. E cosa concludiamo quindi? È molto carino questo risultato, dove lo scrivo? Scrivo qua. Che questo modo di esprimere la legge del moto del centro di massa può anche essere scritta in maniera molto più suggestiva, che questa qua. È la stessa formula, ma è scritta in un modo un po' più... Cosa vi avevo detto tempo fa? Quando ho iniziato a parlare di sistemi di particelle, vi ricordate che ho detto che la particella singola, io la pensavo avere massa costante nel tempo? E quindi la quantità di moto di questa particella, quando la derivo rispetto al tempo, e per esprimere proprio la forza che sta agendo sulla particella, se la massa di questo è costante nel tempo, allora questa espressione qui diventa m per a, che era la famosa espressione che voi conoscete già da qualche anno. Vi ricordate questo? È esattamente la stessa cosa. Se la massa del sistema è costante nel tempo, questa espressione può essere scritta così, esattamente quello che ho detto adesso. Se la massa di questa particella è costante nel tempo, allora questa espressione della forza può essere scritta così. Quindi comincio a capire che questo centro di massa, questo punto matematico, perché deve essere molto chiaro a tutti, ma veramente chiaro, che se questa è la particella 1 e questa è la particella 2, qua c'è materia, qua c'è materia. E se questo è il centro di massa, qua non c'è un cazzo! Questo è un punto matematico, è vuoto, la materia è qua, non c'è nulla là. Però quel punto matematico si comporta in maniera veramente molto interessante. Le equazioni di Newton di quel punto sono come se quel punto fosse una particella. Si muove, potete descrivere così o così. Cioè quel punto matematico si sta muovendo con una legge di Newton. Quindi tutto questo teorema del moto del centro di massa ci dice che il centro di massa si muove come se fosse una particella dotata di massa. Che massa? Questa è la massa del sistema. Sottoposta a quale forza? A questa forza qua. Quindi cominciamo a capire, spero, almeno alcuni di voi forse non capiscono e non capiranno mai, altri solo se si chiudono in stanza a studiare, cominceranno a capire, altri lo capiscono al volo. Le persone sono diverse, non siamo tutti uguali, davanti alla legge lo siamo, ma davanti alla fisica no. Non siamo tutti uguali, sono certe persone che capiscono al volo. Io quando ero studente non ho capito al volo.
Ho capito solo studiando, ma studiando tanto, lentamente ho cominciato a capire. Quindi quello che io capisco ormai non vi posso trasmettere. Papale, papale, siete voi che dovete voi interiorizzare i concetti. Non c'è nessun modo in cui io posso dire a parole talmente chiaramente che voi capite. Alcuni di voi sì, ma la maggior parte no. Quindi l'idea è questa. Questa è la particella 1 e questa è la particella 2. Va bene, ci sarà un'interazione tra di loro, ma a me interessa la forza esterna. Supponete che questa sia la forza esterna sulla 1. Supponete che questa sia la forza esterna sulla 2. Sì, hanno la forza che la 1 sente la forza sulla 2, ma non la sto disegnando. Questa è la forza esterna sulla 1. Questa è la forza esterna sulla 1. Questa è la forza esterna sulla 2. Da qualche parte c'è il centro di massa, quindi io disegno il centro di massa qua e voi subito potrei a un orale dire: ma qual è il rapporto di massa di queste due particelle? Hanno la stessa massa? E lo studente deve dire: no, professore, perché il centro di massa è più vicino a questo, il corpo 2 ha più massa. Quanto volte più massa ha rispetto alla 1? Voi cosa fate? Cominciate con le vostre dita a cercare di misurare le distanze, no? E quindi, se questo è così, e quanti di questi stanno in questa distanza? Fate 1, 2, circa 3. Quindi questo è circa 3 volte la massa di quello, ok? D'accordo? Questo punto matematico come si muove? Si muove secondo così o così, dipende da come volete ragionare. Questa forse è la più familiare a voi, perché vi ricordo, no? MA uguale F. Quindi questo punto matematico vola, evolve nel tempo, la sua posizione cambia nel tempo secondo questa legge qua, o la stessa, stesso linguaggio, secondo questa legge. Quindi se io voglio sapere dove si trova la particella, so che l'accelerazione del centro di massa è uguale alla forza esterna, va bene, questa cosa misteriosa, sappiamo quant'è, sappiamo che è quella freccia, diviso la massa del sistema. Una volta che conosco l'accelerazione del centro di massa, cosa faccio? Integro per sapere quale sarà la sua velocità, no? La velocità sarà la velocità iniziale più l'integrale dell'accelerazione. Una volta che conosco la velocità, dove si troverà la posizione del centro di massa e dove era all'inizio più l'integrale della velocità. Quindi una volta che conosco l'accelerazione posso dire che velocità avrà e che posizione avrà, quindi saprò come si muove, d'accordo? Conoscere la legge di Newton equivale, se siete bravi a integrare o analiticamente o numericamente, col metodo di Eulero o qualcosa di equivalente, siete voi che dovete, conoscendo l'accelerazione, prevedere come si comporterà. E partite da questa equazione di Newton. Quindi una volta che voi conoscete l'equazione, potete dire come si muove il centro di massa. E questa equazione mi sta dicendo che il centro di massa si muove come se fosse una particella di massa ms sottoposta a questa forza qua. Quindi, se questa è la forza F1 e questa è la forza F2, voi nella vostra testa, da qualche parte sul foglio di carta, prendete, come ho fatto lì, prendete questa freccia, la tracciate, eccola qua. Poi prendete questa, la tracciate, poi fate la somma vettoriale, che è una puttanata, poi questa dove la disegnate? Qua! La disegnate nel centro di massa, perché quel punto, secondo questa equazione qua, si sta spostando come se fosse una particella puntiforme di massa ms sottoposta a questa forza. Quindi questa forza qua la disegnate. Dovete pensare a questo risultato. Questa è la forza esterna, che è la somma di questo e questo. Questa particella qui non è una particella, è un punto matematico, ma si comporta come se fosse una particella. Il centro di massa
è un punto matematico con proprietà incredibilmente interessanti. Si comporta come se fosse una particella. Quindi, se io prendessi questo sistema e la lanciassi, questo, per esempio, nella forza peso, no? Se fosse un sistema e la lanciassi nello spazio, questo punto qua volerebbe esattamente come se fosse una particella. No? Avete visto molte volte le fotografie o i filmati dove c'è un corpo più o meno complicato? Qualcuno trova il centro di massa. Sapreste trovare il centro di massa di un corpo? Vi faccio un'anticipazione, perché quello che sto per descrivere adesso è un'esperienza che voi avete probabilmente all'età di 2 anni. Però per descrivere cosa avviene, il linguaggio più appropriato devo ancora svilupparlo. Mi serve i momenti torcenti e il momento della quantità di moto, devo ancora introdurli. Ma quello che sto per esemplificare è un'esperienza di vita, di gioco, che conoscete tutti. L'ho chiesto all'altro gruppo e incredibilmente non tutti sanno il nome di questo gioco. In inglese questo gioco, come è rappresentato? Andate al parco giochi, c'è un bastone con una sedia qua, e c'è un perno, come si chiama? Il perno o cerniera? Qual è la cosa migliore per chiamare questo? Perno? E ovviamente uno si siede su un altro, si siede sull'altro. Come si chiama questo gioco? Alcuni dicono che l'altalena è questo, no? Come si cazzo si chiama questo? In italiano evidentemente non c'è un nome ben definito, eh? In inglese questo si chiama... Va bene, non importa. Allora, qual è la situazione? Se due persone che hanno la stessa statura e la stessa massa, cos'è la massa? Cos'è la massa? Abbiamo già cominciato a capire come potreste misurare la massa, no? Vi mettete su due carrelli con una molla in mezzo e la molla espande mandando i due carrelli in direzione opposta. Se i due carrelli raggiungono la stessa velocità o la stessa accelerazione, allora i due corpi hanno la stessa massa. Se uno accelera il doppio dell'altro, allora lui ha una massa che è metà dell'altro. Così si intende massa, eh? Quindi se due persone hanno due masse e hanno la stessa statura, cosa possono fare? Possono sedersi qua con le gambe ancora a toccare terra, no? Non hanno ancora messo il loro peso sulla sedia, e in un istante convenuto sollevano i piedi, e cosa succede a questa, chiamiamola, altalena? Non succede niente, rimangono in equilibrio. Poi la parola equilibrio dovrò ancora definirlo, eh? Ma se uno dei due ha una massa maggiore, cosa succederà? Quando alzeranno i piedi non sarà in equilibrio, ci sarà una rotazione, e roterà nella direzione di quello che ha più massa. Questa è l'esperienza che avete tutti, ok? Questa rotazione dovremmo imparare a descriverlo, e poi scrivere un'equazione di moto di Newton per i corpi in rotazione. Qua abbiamo ancora parecchio lavoro da fare, però l'esperienza ce l'avete tutti, no? D'accordo? Allora, quando avrete bambini piccoli, porterete i bambini al parco giochi, e voi amate tanto i vostri figli, e magari un bambino un anno non lo metterei ancora lì perché potrebbe perdere la presa e cadere e farsi male. Un bambino 2 anni, sì. Allora voi mettete il bambino qua che è troppo piccolo, i piedi non toccano per terra, magari alle braccia, e qua siete voi che siete alti, e vi assicuro, voi cosa dovete fare? Allora, la persona che non ha studiato fisica o non ha nemmeno un senso pratico dirà: ah, la sedia è qua, mi siedo qua, no? Allora, cosa fa? Dovrà fare lui tutto il gioco di gambe, perché dovrà abbassarsi per far sollevare l'altro, e dovrà fare così per farlo abbassare. Certo, il bambino si diverte, ma che palle per il genitore, da su e giù, un po' di ginnastica fa bene, però dopo un po' uno si annoia, no? Allora, se volete divertirvi anche voi, studiate un po' di fisica, o almeno abbiate un po' di esperienza pratica, e cosa fate? Invece di sedervi qua, no, sedetevi qui, no? Sedetevi qui, perché qui, se trovate la giusta distanza, può anche essere molto vicino al perno se il bambino è piccolo.
può anche essere pochissimi decine di centimetri dal perno, ma fatelo, la prossima volta che andate al parco giochi, fate sto gioco. Uno si siede nella posizione nominale, l'altro deve posizionarsi in modo che si diverta anche lui. Cosa voglio dire? Che quando sollevo i piedi, rimaniamo in equilibrio col bambino. O basta un piccolo tocco di punta di piedi per andare su e giù, no? E non dover fare tutto il lavoro. Giusto? Allora, ovviamente, questo lo si fa perché il perno è fisso. Cioè, questo è imbullonato, è un sistema che è costruito, no? È un pezzo di acciaio con dei bulloni e il perno è bloccato lì. Ma se voi potevate fare l'esperimento equivalente, in via di mezzo, cioè in via di principio, se voi spostavate il perno, ammesso che potevate farlo, quindi dove mettereste il perno? Lo mettete più vicino alla persona di massa maggiore. E quando descriveremo questo, indovinate dove è il perno? È nel centro di massa. Quando descriveremo questo sistema con linguaggio appropriato, il centro di massa è qua. D'accordo? Quindi il centro di massa è un concetto che in realtà lo si vede dappertutto, la fisica è dappertutto, andate in parchi giochi pieno tempo, andate, va bene? Questo lo vedremo in futuro, ma è un'anticipazione che comunque mi serve a capire che questo centro di massa gioca un ruolo molto importante. Allora, quello che sto cercando di dire, come mai non mi sta suonando? Che ore sono? Ah, perché il mio orologio biologico mi diceva che il tempo passava, però... Allora, quello a cui devo arrivare, probabilmente entro la prossima settimana, è un risultato importante. Il moto di un sistema, stavo per dire qualcosa, poi ho fatto questo gioco e vorrei riprendere il filo. Ah sì, avrete visto tutti nei vostri libri di fisica o su YouTube, eccetera, fotografie o addirittura filmati di oggetti dove qualcuno ha trovato il centro di massa nell'oggetto. Per esempio un modo per farlo è quello qua, lo bilanciate, no? Ricordate quando le mie mani sul bastone scivolavo? Dov'è che arrivavo e il bastone? Quello era il centro di massa. Quando il bastone non aveva nessun peso, nessuna aggiunta di peso, il centro di massa coincideva con il centro geometrico. Ma quando mettevo un peso in più, il centro di massa era un punto in qua. Quindi voi cominciate a capire dove posso trovare il centro di massa. Lo metto allo bilancio, no? Metto il perno e dove ho l'equilibrio rotazionale, dove non ruota quando lascio la presa, quello sarà il centro di massa. Quindi voi potete prendere, che so, una chiave inglese e trovare il centro di massa. Attaccate un filo e dove, se questa è la chiave inglese, se voi attaccate lo spago qua e tenete la mano ferma, tenete l'oggetto fermo e poi lasciate la presa, è evidente che lui non sarà in equilibrio. Se attaccate lo spago qui, è evidente, ma probabilmente c'è un posto che voi, una volta che lo trovate, qual è il segno che l'avete trovato? Che voi la tenete ferma con la mano, poi lasciate la presa. E se lui non si mette a ruotare, avete trovato il punto di centro di massa. D'accordo? È il gioco dell'altalena. D'accordo? Quindi voi prendete la vostra chiave inglese e con del nastro nero o con magari della vernice fosforescente, fate un punto qua, evidenziate il centro di massa, poi spegnete la luce e tirate la chiave inglese. Voi vedrete il punto luminoso fare una bella parabola, esattamente come la parabola di questo gesso. Poi però accendete la luce e cosa vedete? Che la chiave inglese del suo moto magari sta ruotando attorno a quel punto. Quindi il moto della chiave inglese è complicato, perché sta facendo quello che sto... Il risultato a cui voglio arrivare è che la descrizione del moto della chiave inglese può essere scomposto in due moti. Uno è il moto del centro di massa, uno è il moto del centro di massa e l'altro è il moto attorno al centro di massa. Quando spegnete la luce vedete il punto luminoso, sembra un punto, sembra il gessetto, e vola con la stessa legge di un sasso. Quando accendete la luce vedete che sovrapposto a questo moto del centro di massa c'è un altro moto,
che è un moto rotazionale attorno al centro di massa. Quindi questo è il risultato a cui devo arrivare, e quindi stiamo dicendo che il moto reale, ok, è una somma di due moti. Uno è il moto del centro di massa più il moto attorno al centro di massa. Quindi questa equazione qua descrive il moto del centro di massa. Abbiamo il primo pezzo. Qual è il moto del centro di massa? Dovete capire qual è la massa del sistema. Quello è facile. Poi dovete cercare le forze esterne che stanno agendo sul sistema. Certo, quelle forze esterne agiscono in punti diversi. Questa forza qua agisce qui. Questa forza agisce qui. Agiscono in punti diversi. Ma alla domanda, cosa fa il centro di massa? Voi dovete immaginare un problema artificiale, se volete, astratto, dove avete un punto di massa MS soggetta a queste due forze. Quindi avete veramente questo punto qua soggetto a questa forza qua. Questo è il problema di questo. Il moto del centro di massa, lo capite? Se riuscite a fare questo disegno, ovviamente questo punto qua ha massa MS. Okay? Vedete che questa è una astrazione del problema reale, perché questa forza è applicata qua, questa forza è applicata qua. Questa forza gialla è applicata nel centro di massa, è questo il problema. E descrivere questo problema è già parte del risultato. Avete descritto il moto del centro di massa, il moto attorno al centro di massa.